Siamo ospiti della parrocchia di Aranova, dove tra poco avrà inizio la prima esposizione cinofila internazionale EBA VKO, alla presenza dell'unità cinofila della Polizia di Stato e della testimonial per l'adozione del cuore Tina Cipollari. In segreteria sarà allestito un bussolotto che raccoglierà fondi da devolvere ai cani delle zone terremotate del centro Lazio, nella fattispecie Amatrice, quindi si fa anche beneficenza quest'oggi in questo evento che fungerà da vetrina per alcuni cani abbandonati che potranno in questo modo trovare un nuovo padrone, ma da vetrina soprattutto per i cani in gara che saranno premiati da giudici nazionali ed internazionali. Il 7 luglio, presso la parrocchia di Aranova a Roma, in via Michele Rossi 186, è stata organizzata una manifestazione internazionale, l'esposizione cinofila internazionale, con giudice estero, giudice internazionale ed allevatrice francese. Presidente, che importanza ha la sua presenza qui oggi? Una presenza che attesta un'importanza a dir poco internazionale di questa manifestazione. Also ich freue mich erstmal als Präsident der WKO heute hier in Italien, in Rom anwesend zu sein. Lui è molto contento di essere presente come presidente della WKO oggi a Roma. Il CABF, club ufficiale del Bulldog francese, nasce dalla volontà di regolarizzare la riproduzione dei cani e nello specifico quella del Bulldog francese. Il club nasce apolitico, di controllo aperto a tutti i tipi di associazione, stringendo con quest'ultime accordi di tutela delle varie razze. Dottore, la sua presenza qui oggi testimonia la trasparenza di tutte le attività di associazioni come il QBF. Quanto è importante la trasparenza e la legalità per chi si occupa della protezione di animali? Ma senz'altro questa interazione con un'associazione privata che comunque lotta per l'importazione clandestina, contro l'importazione clandestina degli animali, soprattutto dei cani, per noi è importante, perché comunque dobbiamo scambiarci delle informazioni su tutto ciò che è il mondo dei cinofili, che comprende dall'addestramento all'alimentazione, alla cura e tutela di questi animali, che per noi della Polizia di Stato, così come per tutte le forze dell'ordine che li impiegano, sono uno strumento ormai diventato necessario. Quindi insomma vi dà un grosso aiuto il QBF nella segnalazione di storture del sistema che vengono combattute anche da voi? Ci sono delle segnalazioni che riguardano proprio uno scambio di informazioni, ripeto, a livello di addestramento delle unità cinofili, mentre dall'altra parte ciò che arriva al QBF come notizie su qualche cosa di illecito o di illegale lo dobbiamo trattare necessariamente come polizia giudiziaria. Ecco, l'unità cinofila della Polizia di Stato come si pone e che tipo di attività svolge a tutela soprattutto dei cani? Allora, sostanzialmente le unità cinofili vengono impiegate soprattutto per il controllo del territorio, per la tutela e la bonifica di aree interessate da presenza di pubblico, e abbiamo tre tipologie di cani che utilizziamo: un cane antisabotaggio, un cane antidroga, un cane che viene impiegato per servizi di ordine pubblico. Queste tre tipologie, ripeto, sono necessarie perché sono un complemento fondamentale ormai nella tutela del benessere dei cittadini e soprattutto per la salvaguardia di aree interessate dalla presenza di molteplici persone. Pensiamo per esempio a una stazione ferroviaria che è interessata da centinaia di migliaia di persone al giorno in transito, e magari i bagagli che circolano possono sia contenere insidie che materiale illecito, tra cui armi o droga. Quindi un impiego sistematico della presenza dei nostri animali riesce comunque a far trovare, a far rinvenire delle borse o dei contenitori che invece vengono utilizzati per dissimulare un traffico illecito. Quindi per noi questo è molto importante. Il cane da PGOP, e qui Ares è un esemplare del tutto particolare perché addirittura è un trovatello, quindi da trovatello è diventato un cane della polizia.
lo impieghiamo allo stadio olimpico, lo impieghiamo nei concerti, lo impieghiamo quando non ci sono grandi eventi nei servizi di pattugliamento della città, laddove è possibile impiegarlo addirittura con le squadre speciali dell'antiterrorismo, qualora per esempio dovessimo trovarci di fronte a una persona armata e dove magari un intervento umano potrebbe risultare molto pericoloso per l'operatore di polizia, ma facilissimo per un cane addestrato come Ares. Ospite della giornata, la famosissima Tina Cipollari, che ha voluto dare un importante segnale con la sua presenza di quanto il ruolo degli animali è importante per tutti, ma soprattutto per lei. Tina Cipollari, testimonial dell'adozione del cuore, testimonial dell'intera serata. Che ruolo hanno nella sua vita gli animali? Beh, devo dire che hanno avuto sempre un ruolo molto importante, sono stata sempre circondata da quando ero piccolina da animali di ogni genere, da galline, papere, piccioni, colombe, di tutti i colori, e specialmente i cani. E di cani ne ho avuti sempre tantissimi e devo dire che il cane è stato veramente, quando ancora non avevo figli, è stato veramente, aveva un ruolo importante perché è stata una grande compagnia, diciamo che l'ho amato veramente quasi come un figlio. Ecco, questa è un'associazione, no, che tutela proprio le nascite legittime di questi cani di razza. È onorata di aver ricevuto questo invito dal QBF, insomma è un'associazione che fa della cura dell'animale e soprattutto della selezione delle nascite la propria mission, la propria ragione di vita. Sì, sì, a me ha fatto molto piacere, infatti ero in vacanza, sono tornata apposta proprio per essere presente, quindi devo dire che questo invito mi ha fatto veramente tanto tanto piacere e mi sento veramente onorata di farne parte. Qual è il messaggio che cercherà di trasmettere alla platea presente? Ma intanto di amare i cani, di amare ogni genere di animale, perché molte volte, specialmente in questo periodo estivo, nelle strade si trovano, si vedono questi cagnolini poverini abbandonati, che oltre a far molta tenerezza, ma sono anche dei pericoli, no? per le persone che transitano le strade, eccetera. Quindi il mio appello è proprio questo: non abbandonate gli animali, se non siete più in condizioni di tenerle, ci sono comunque delle strutture che possono ospitare, oppure anche dei messaggi, delle cose attraverso ora con i social, magari di fare in modo di affidarli a qualcuno, ma di non abbandonarli veramente, perché è una grande sofferenza. A me è capitato spesso, proprio di l'ultimo cagnolino che ho, l'ho proprio trovato davanti al mio cancello abbandonato e l'ho accolto in casa, e devo dire che è veramente brutto poi vederli così abbandonati, quindi di non farlo. Noi crediamo nella parola cinofilia, amore per i cani, e abbiamo interesse attivo per la tutela delle razze attraverso allevamenti etici e controllati. Lei è uno dei tre giudici. Quali sono le caratteristiche dei cani che verranno valutate e che incideranno di più ai fini della premiazione finale? Allora, per quanto riguarda la premiazione finale, se lei si riferisce al Best in Show, cioè il cane più bello dell'esposizione, durante la manifestazione vengono valutate singolarmente le razze, e nella fattispecie, nella finale, viene valutato il cane che più si avvicina allo standard di razza. L'obiettivo è quello di arrestare l'importazione clandestina dei cani provenienti dalle fabbriche dell'orrore attraverso i depositi del DNA dei genitori e il monitoraggio delle varie cucciolate. Per distaccarsi dal mondo dell'associazionismo, non sempre limpido ed etico, nel 2018 il presidente Guidi Leonardo allarga il progetto di tutela a tutte le razze. Presidente, perché nasce la vostra associazione? Allora, la nostra associazione nasce dall'intento di tutelare le razze canine. In un primo tempo nasciamo come QBF, quindi andiamo a elargire una tutela per il bulldog francese, quindi siamo un club specializzato per il bulldog francese. Dal 2018, per uscire dai vari associazionismi, abbiamo aperto un'ulteriore associazione per tutelare tutte le restanti razze. Quindi noi ci occupiamo di monitorare in fase di riproduzione tutte le razze canine esistenti nella cinofilia. Ecco, ma step by step, telegraficamente, cosa fate proprio fattivamente a protezione di queste varie razze di cui vi occupate?
Allora, come prima cosa, noi in fase di riproduzione richiediamo delle specifiche analisi veterinarie prima di poter accedere alla genealogia successiva. In secondo piano richiediamo il DNA dei genitori, questo per evitare ovviamente l'importazione clandestina. Sappiamo però che oggi addirittura fate beneficenza perché verrà allestito un bussolotto per aiutare insomma, i cani che si trovano nelle zone terremotate. È un bellissimo gesto, come è nato? Allora, diciamo che la nostra associazione nasce dall'amore per gli animali, quindi in realtà noi in tutto quello che facciamo ci mettiamo l'amore ed è per questo che a noi a ogni nostra manifestazione sono sempre presenti o rifugi o canili o comunque sia associazioni che tutelano e aiutano questi animali e noi diamo sempre la possibilità di poter intervenire alle nostre manifestazioni e lo facciamo con il cuore veramente di devolvere molte volte il 50% dell'incasso della nostra manifestazione a favore di questi animali. Si cerca di diffondere informazione e consapevolezza per un allevamento ed un acquisto etico e rispettoso dei diritti degli animali. Lei farà da sostenitrice al giudizio, da supporto al giudizio finale e come mai ha deciso di accettare questo incarico e si fida del QBF? Mi fido del QBF e ho accettato questo invito perché conosco Leo, conosco Leonardo Guidi, conosco il principio e lo sostengo perché sì, ho fiducia in quello che fa e finalmente si avanza anche con i colori esotici che in Italia sono comunque denigrati e trovo che la cosa... Alla nostra associazione stanno a cuore la salute e il benessere degli animali, cosa che, purtroppo, difficilmente è messa al primo posto. Per questo cerchiamo di diffondere, attraverso queste iniziative, l'importanza della parola cinofilia, amore per i cani.